Beh, vedo in una fase di incertezza importante, però non è tanto importante come la vedo io, perché è importante secondo me il sentimento che continuo a provare. Allora io guardavo l'altro giorno, ho cominciato a raccontare del mio sentimento verso questo paese esattamente 10 anni fa, con una canzone che si chiamava Buonanotte all'Italia. Poi via via c'è stata qualche escursione in questi 10 anni con tipo il Sale della Terra, il Muro del Suono, che avevano da un altro punto di vista la stessa intenzione, quella di raccontare il mio amore verso questo paese, che non viene a meno nonostante la frustrazione per tutti i difetti che vediamo non venire risolti. Volevo provare a raccontare esattamente questo sentimento attraverso gli occhi di uno che ha meno privilegi di me. Quindi Rico è uno che vive in un tessuto vivo, normale, vive una vita normale, e credo che a un certo punto, seguendo la sua vita normale, la troviamo straordinaria, cioè fuori dal normale, e ha un rapporto molto forte e con le radici e anche con il paese, perché lui ad esempio fa ad esempio durante il film noi vediamo che nessun italiano fa le vacanze a Roma e nessun italiano fa la luna di miele in Italia, eppure credo che molti concordiamo sul fatto che questo resta il paese più bello del mondo. Siamo assuefatti, abituati alla sua bellezza, e in qualche modo siamo anche un po' rassegnati al suo malfunzionamento. Questo produce una frizione, un sentimento mai risolto, e che io spesso sento il bisogno di raccontare, ma proprio da un punto di vista, uso un aggettivo spesso interpretato male, ma che io invece lo trovo positivo, sentimentale. Ecco, questo film secondo me è un film sentimentale, nel senso che più di tutto mi interessava raccontare gli stati d'animo di un gruppo di persone per bene, che come tale mediamente non hanno voce in capitolo, come tali generalmente non vengono raccontate perché sono poco interessanti da un punto di vista drammaturgico. Raccontare i cattivi è più, diciamo, è più cool, è più figo. Quest'idea volevo che potesse riuscire ad ancorarsi a quello che conosco. Io ho un sacco di amici di vecchia data che sono brave persone e che spesso dicono che essere brave persone in questo paese non paga. Mi piaceva poter dare un po' di voce anche a questa categoria che non è tanto rappresentata.